Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo alla lezione numero 3 della dispensa slap. Cos'è dispensa slap? Una dispensina di 10 lezioni, ognuna delle quali suddivide a un groove che viene suddiviso in 5 parti diverse, quindi stessi accordi ma 5 parti, in cui andiamo ad impostare, comunque nel corso delle 10 lezioni, un bel suono di pollice, o almeno ci proviamo. Più informazioni le puoi avere sul mio sito carlochirio.com. Vai a cercare ebooks dispensa slap, ti troverai questa pagina dove, se vuoi, puoi scaricarti gratuitamente al fondo della pagina la dispensa slap, quindi questo PDF. Poi però il consiglio è quello di andarlo a utilizzare poi con le basi che trovi qua in vendita. Con una donazione minima di 3 euro, anche con PayPal, ti porti a casa 400 megabyte di MP3 a diverse velocità, con basso, senza basso, con il basso che fa l'incipit, mi suona al primo giro, il secondo, terzo e quarto li suoni tu e poi torna, va sul secondo e così via. Quindi basso che compare e poi scompare per poterti far studiare, quindi verrai guidato, un pochettino coccolato, per andare e trovare appunto la voglia di studiare, la passione di divertirsi con il basso elettrico. Quindi lo trovi qua sopra. Quello che ti troverai è appunto 10 cartelle con tutti gli audio. Vedi la velocità da 70 a 140, perché comunque gli esercizi, come dicevo già nelle altre lezioni, è importante farli per il pollice, sia lenti, però a volte lenti si tende più a fare degli errori perché la mano è più pesante, mentre invece ogni tanto prova a farli proprio veloce, butta giù veloce e butta la mano, perché nello slap il movimento deve essere meccanizzato e deve essere molto naturale, deve essere appunto come una frusta, un rimbalzo, e quindi solo a velocità più alte il movimento è già giusto senza pensarci, mentre invece sul lento uno inizia a inserire delle cose nel cervello ed è un pochettino più difficile, però ti saranno utili tutti. In questa terza lezione andiamo a parlare sulla corda, andiamo a lavorare sulla corda di La, quindi è più difficile rispetto alla scorsa, alla seconda dove eravamo su Mi. Perché? Perché la corda di La sopra c'è la corda di Mi, che se noi non troviamo un modo di stopparla in qualche modo, quando suoniamo rischia di fare questi U sotto. Senti che sotto c'è un suono che va a rovinare il mio colpo di slap, perché poi si mangia le frequenze. Quindi cosa faccio io? Vado ad appoggiare una parte del palmo, questa parte del palmo, sulla corda di Mi. Mi serve proprio anche d'appoggio per poi scendere e colpire sempre nello stesso punto. Vedi, questa qua non può suonare perché ho questa parte qua appoggiata sopra e faccio questo movimento. Quindi si parte, si suonano non più corda vuoto, ma note reali sulla tastiera, quindi abbiamo soltanto Do e Re. Ok? Nel primo andiamo a fare tutti gli ottavi. Tra l'altro, io molto spesso qua li farò, e anche negli audio li senti lunghe. Ok? Come sono scritte? Però, come diceva Slavreschi nel suo ottimo metodo del Slap Bass Program, è utile suonarle sia lunghe per appunto trovare il suono, ma poi volendo si possono anche studiare staccate. Certo, sono un po' più difficili perché qua è la mano sinistra che interviene. Senti la differenza tra E. Qua vado a staccarle sempre con la mano sinistra. La destra deve sempre colpire come un fabbro. Bam 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 bam. Anche le ghost note che ci troviamo nel 2, 3, 4 e 5 sono sempre fatte con la mano sinistra. La destra deve colpire come se fosse una nota reale.
Va bene? Cerca di avere questa attenzione. Con la mano sinistra, poi cerca di metterne almeno due dita appoggiate quindi alla corda in maniera che esca una ghost note che non sia un armonico. Se metto solo un dito appoggiato poco, rischia di uscire un armonico. Se schiaccio troppo pesante, rischia di uscire la nota, quindi deve essere una via di mezzo, appunto, devi lavorare per cercarla. Nell'esercizio qua, andiamo a fare, quindi proviamo a farlo, vediamo che comunque è abbastanza semplice. Partiamo con tutte note reali, tutti ottavi, poi tre note suonate, una ghost, poi due suonate, due ghost, una suonata, tre ghost, e poi la combo finale, reale, ghost, ghost, reale, reale, ghost, ghost, reale. Ok, questa è un po' più difficilina. Andiamo a prendere ad esempio l'incipit, lo prendiamo a 100 bpm. Con l'incipit, quindi il primo giro viene suonato e poi gli altri li suoniamo noi, i restanti tre, perché come spiegato all'inizio del metodo, ogni riga viene fatta quattro volte. Il primo giro quindi lo fa lui, nel secondo entro io. Note reali, una ghost. E lui finisce. Questa era la base a 100 con l'incipit, quindi con il primo giro suonato e gli altri che vai poi a mettere tu. Cosa dire ancora? Più o meno il metodo è questo: tu parti quindi usando le basi a diverse velocità, prova a tirarlo su. Se hai qualche dubbio, magari scrivimi anche qua sotto se vuoi sentire o qualche suggerimento o anche mandarmi qualche video dove magari mi fai vedere se hai problemi, come lo fai. Sarò comunque lieto di risponderti. Quindi ricordo, per chi volesse acquistare anche le basi con una donazione minima di 3 euro, puoi andare sul mio sito e appunto da qua lo voglio. Avrai 400 mega di MP3 con tutte le basi che hai sentito adesso. Noi allora ci vediamo al prossimo video, ti ringrazio e ciao, a presto, alla prossima.